Fino a 5 anni fa il 78% dei residenti a nord-est d'Italia era convinto che nei loro territori la criminalità organizzata non esistesse oppure fosse talmente minuscola da non costituire un pericolo. Strano perché qui è nata la quarta mafia, la mafia del Brenta, l'unica che non abbia avuto origine nel meridione d'Italia. E allora perché questa sensazione? Da cosa deriva? Una risposta potrebbe essere data dal fatto che Banca d'Italia qui segnala il maggior numero di reati finanziari per numero di abitanti. Quindi a nord-est c'è un mare di nero, di denaro non dichiarato, di autoriciclaggio che dove va a finire? Per quali canali può andare, ad esempio, all'estero? Bene. Le organizzazioni specializzate nel trattare questo denaro nero sono proprio mafia, camorra e 'ndrangheta. La sensazione, quindi, è che in questi anni queste organizzazioni criminali, che di fatto stanno prendendo il controllo di ampie fette dell'economia, la sensazione degli investigatori è che queste siano state chiamate per reciproca convenienza da parte di una fetta di quell'imprenditoria che ha portato avanti una concorrenza sleale verso i propri concorrenti, ma anche verso tutto il territorio. E poi c'è l'altra faccia della stessa medaglia, i diritti negati di chi invece i soldi non li ha e per guadagnarli, per sopravvivere, dare da mangiare ai figli è disposto a tutto, anche a mettere da parte la propria dignità e subire i soprusi di chi, sostituendosi ai centri per l'impiego, arruola manovalanza in spregio alle più basilari forme di tutela e imponendo paghe al di fuori di qualsiasi contratto sindacale. In una parola, caporali, come quelli che fanno fortuna fuori dai cancelli dei cantieri navali di Monfalcone e Marghera e degli alberghi di lusso a Venezia, e che trattano le persone come fossero merce. Gente dimenticata anche nel ricco nord-est, proprio come le donne, soprattutto nigeriane, fatte schiave e gettate sulle strade per saldare il debito contratto quando dal loro paese partirono convinte di viaggiare verso un mondo migliore. Un mondo dove invece si è ricominciato a morire di overdose, il picco spaventoso nel 2018, con l'arrivo sul mercato dell'eroina gialla. Già. 10 euro per un quarto di grammo è uno sballo senza ritorno. Ecco, è su queste vergogne, nascoste dietro il paravento delle aiuole fiorite lungo le strade, che Crimine a Nord-Est ha deciso di accendere un faro. Perché per scegliere da che parte stare, bisogna prima poter conoscere il mondo che ci circonda.